Benvenuti sul nostro sito Passione in Verde. Oggi siamo nel Podere San Giuliano a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna. È un'azienda agricola che fa anche dell'ottima ristorazione e che soprattutto coltiva tutte le sue colture con metodo biologico, certificato biologico. Siamo nel tardo autunno, quasi alle soglie dell'inverno, e questo è il momento migliore per potare i rosai da bacca che non sono stati potati alla fine dell'estate. Non li abbiamo potati alla fine dell'estate perché volevamo conservare le bacche, che sono una parte della bellezza di questo tipo di rosai. Adesso però le bacche stanno marcendo e quindi è proprio il momento di potarli. Queste, che chiamiamo comunemente bacche, ma in realtà dal punto di vista botanico si chiamano cinorrodi, sono ancora in perfetta forma e con valore ornamentale. Si poteranno verso gennaio-febbraio, quando saranno annerite. Queste altre bacche o cinorrodi invece hanno già perso il valore ornamentale e sono quelle che possiamo potare proprio adesso. Dove si tagliano i rametti che portano i cinorrodi ormai appassiti? È semplice, bisogna contare 3 gemme a partire dal rametto che porta esclusivamente le bacche, quindi 1, 2, 3, questa è la 4ª gemma, e sempre in obliquo, in maniera che l'acqua non ristagni sul fusto appena tagliato. Ecco, questo è il risultato della potatura non solo dei rametti che portavano le bacche ormai non più ornamentali, ma anche in generale dell'intero rosaio. Abbiamo eliminato il legno secco e abbiamo accorciato anche i rametti, riordinando l'intera pianta. Continuate a seguirci su Passione in Verde, in questo modo diventerete degli ottimi giardinieri.